Allora, ho iniziato a giocare a calcio tardi, circa 12 anni, 13, però è uno sport che mi è sempre piaciuto e che ho sempre voluto praticare, un po' combattuto per giocare a calcio, e perché subito mia mamma non voleva, soliti stereotipi, poi in realtà si è ricreduta e anzi successivamente mi ha molto aiutato nel mio cammino da calciatrice, sostenendomi e aiutandomi sempre di più, e mi sono avvicinata, penso, guardando qualcosa in TV, qualche partita in TV, però è una passione che secondo me è quasi innata. Non ho un momento preciso in cui mi sono detta mi piace il calcio, voglio giocare a calcio. Mi sono sempre appassionata di questo sport fin dall'inizio. No, ho giocato 2 anni con i maschi in una squadra mista e fino ai 14 anni e basta. Beh, sicuramente è un impegno perché, come diceva prima l'Elena, facciamo un'ora d'autostrada, loro io faccio un po' meno, però la macchina Modena, quindi poi autonomamente mi sposto a Sassuolo dove abito. Quindi è un impegno, però in realtà se hai buoni compagni di viaggio come io ho, il tempo passa nel migliore dei modi, ecco. No, mi sento ottimista, però ci sono tante cose da cambiare a livello sistemico, perché ci è voluto tanto tempo per arrivare a un professionismo in Serie A, quindi per l'intero movimento ci vorrà altrettanto tempo e soprattutto manovre di sponsorizzazione del movimento stesso perché è poco conosciuto e si tende a sottovalutarlo quando in realtà è semplicemente diverso rispetto a quello maschile e diversità non significa inferiorità. Mi trovo bene, il Bologna Calcio penso che sia una delle poche società, già dalla Serie C, ad aver investito tanto sul nostro movimento e ci dà tutti i mezzi di cui abbiamo bisogno, campi, poi ci alleniamo dove si allenano praticamente i maschi. Quindi penso che sia una delle poche società in Italia a equipararci quasi a livello maschile, chiaramente a livello formale, poi monetario è un altro discorso. Mi interessa al di fuori del calcio, suono il pianoforte, mi piace la musica e scrivo. Mi piace scrivere, sto provando a scrivere un libro, vediamo cosa ci salta fuori. Personalmente non mi tocca più di tanto se ci riferiamo al campo. Perché in realtà le cose in cui serve parità, secondo me, sono principalmente altre. Questa è una conseguenza di aspetti primari che ancora non ci sono. Quindi prima bisognerebbe risolvere problemi agli antipodi del nostro mondo e poi successivamente passare anche a queste cose che sono solamente una conseguenza di un concetto iniziale. Ma la squadra secondo me è molto forte, perché è un gruppo unito, crediamo in quello che facciamo, ma soprattutto lavoriamo tanto e secondo me il lavoro crea una sorta di consapevolezza che ti porta poi a vincere. Ma il lavoro che mi faccio sempre, un po' come diceva Lele, di cercare di migliorarmi sempre, di provare a migliorare gli altri, perché poi penso che migliorando gli altri si crei una sorta di riflesso un po' in quello che è il nostro miglioramento, un po' il miglioro te, tu migliori me, quindi ci miglioriamo insieme, questo è quello che penso. Io, beh, abito a Sassuolo, quindi Bologna per me è un luogo principalmente in cui vengo per allenamento, però
avendo anche amiche di Bologna che mi sono fatta giocando qua, riesco a viverla sempre di più e mi pare una città molto inclusiva, importante, e soprattutto una cosa che ho riscontrato, che non ho visto nelle altre città, è che è una città in cui ti puoi sentire abbastanza libero perché nessuno ti giudica per qualsiasi modo in cui tu ti poni, dal modo di vestire a qualsiasi altro modo, quindi mi piace perché è una città libera.